Tra l'altro sono avvilito da vedere anche tutti i mezzi di comunicazione, televisioni, giornali che seguono questo governo in tutte queste tragiche situazioni di contrasto. Oggi una cosa va bene, domani no, oggi sì, domani no, alla mattina magari, al pomeriggio forse. Non ho mai, non ricordo nemmeno nei molti anni fa, quei governi su cui c'era molta critica, non ricordo delle situazioni così oscene di un governo che non sa da che parte andare, che ci sta isolando dall'Europa, che ci ha portato ad essere la maglia nera in Europa. Non abbiamo sviluppo, abbiamo il massimo della disoccupazione, abbiamo una perdita degli investimenti esteri molto grave. Lo spread sapete a che punto è. Per convincere degli investitori stranieri a investire nei nostri buoni del tesoro, dobbiamo offrire degli interessi che sono molto più elevati di quelli degli altri paesi. Adesso abbiamo superato addirittura anche la Grecia e gli interessi li paghiamo tutti. Sono circa 70 miliardi all'anno, 200 milioni al giorno, 6 e qualcosa miliardi al mese. Quindi saranno elevatissime le cifre che si dovranno accollare gli italiani. Pensate che ciò che noi paghiamo per gli interessi sui prestiti allo Stato equivale a ciò che spendiamo nella scuola, nell'università, nell'istruzione. Qualcosa di veramente grave. Presidente,